Giacomo, io adesso ti faccio vedere uno dei miei condimenti preferiti, il pesto di rucola. Vedi questa rucoletta qui, fresca fresca. Le lumachine non mi abbandonano mai, guarda. Ma lei, loro sì, le lascio tranquillamente, poi le riporto nell'orto perché quando saranno più adulte gli faccio la festa, naturalmente. A me piacciono le lumache. Guarda qui che bellezza. Questa qui è stata seminata i primi giorni di settembre, proprio con la luna calante di settembre, perché il 30 di agosto del 2012 era luna piena, full moon. A proposito, voglio farti un regalo, un profumino particolare. Mi aiuti a spicchiare questo spicchio d'aglio? Perché in questo condimento ne metteremo solo due spicchi. Uno lo metto io e uno lo metti tu. Per prima cosa mettiamo, guarda, la rucoletta. Diciamo circa 300 grammi di rucoletta. Poi ci mettiamo i pinoli. Diciamo un 3 cucchiai da tavola per questa quantità. I pinoli. Poi ci mettiamo anche il parmigiano. Ma io qua, prima del parmigiano, metterei olio abbondante. E poi quello spicchietto d'aglio che tu hai in mano. Lo mettiamo? Sì. Ecco qua, puoi metterci anche quello che avevo pulito io? Ecco, due spicchietti, perfetto. Io con l'olio so che è necessario, l'ho messo qua sul dito. Il parmigiano, ecco qui. Bastano questi ingredienti in un parmigiano di ottima qualità, è molto importante. Lo sentirai adesso. Ah, ci siamo, sento un odorino che mi piace. Ya. Please, eccoci. Ma guarda che bel colore verde. Tutti dicono che usando, come dire, la tecnologia, la fettatrice per il prosciutto, il frullatore, riscaldi, ma non è poi così grave. Con la mano, perfetto. Come un ottimo risultato, eh? Adesso questo qui possiamo conservarlo in frigorifero per 2-3 giorni senza che ci sia un'ossidazione, senza andare oltre, va bene, altrimenti diventa un po' scuro, fugge ai d'ognolo, è meglio evidenziare. Perché non facciamo il tagliolino? Che ne pensi? Guarda qui, prendiamo per noi due. Ci basta? Ma sì, un po' di meno, sarà un piccolo assaggio. Eccolo qua, basteranno 3 minuti. Assaggiamola, perché un tagliolino all'uovo bastano pochi minuti. È invitante, questo anche i bambini sicuramente, nostri. Questo è un piatto speciale per Anita. Usciamo fuori dal campo. C'è chi entra in campo, noi usciamo fuori dal campo.